Ezio Bossa, trapaus kūno, bet stiprios dvasios pianistas, dirigentas ir kompozitorius, studijuojantis meteorologiją ir senovės istoriją. Šis nuostabus menininkas, gyvas liudijimas, kad ir sunkia liga sergantis žmogus, gali padaryti sėkmingą karjerą. Visas jo gyvenimas skirtas muzikai, todėl ir mintis apie muziką neatsiejama maestro dalis. Jis pelnęs keletą prestižinių Italijos Dovido Donatello kino premijų už muziką kino filmams, koncertavo didžiausiose pasaulio salėse Carnegie Hall'e, Sidnėjaus Buenos Airių operos teatruose bei daugelėje kitų. Paskatintas Claudio Abado tapti dirigentu, sėkmingai bendradarbiauja su Londono simfoniniu orkestru, Turino teatro Reggio, Neapolio San Carlo teatro bei kitais orkestrais. Apie tai, kas yra sėkmė, moters didybė, tarnystė muzikai ir kodėl visos istorijos geros ir tik viena, kurios reikia bijoti, Ezio Bossa išskirtiniame interviu Lietuvai. Pirmoji pokalbio dalis. Gentile signor Bossa, sono così contenta e felice di vederla in Lituania e so che lei non è la prima volta, è venuto già qua nel 2016, vero? Sì, sono venuto qui a febbraio del 2016. Quali rapporti ha con la Lituania? Beh, assolutamente d'amore a questo punto, anzi come dicevo oggi ai miei amici dell'orchestra, se mi volete come nuovo lituano vengo subito. Che bello! Lo so che lei, lei ha diretto il concerto con signor Sergei Krylov, vero? Che lui suonato un concerto a Londra. E lei era direttore d'orchestra in questo concerto e dopo nata questa amicizia e lei è arrivata in Lituania. Sì, è proprio una delle magie che crea la musica, no? Sì. Ti incontri, la musica crea incontro sempre. E quindi ho avuto l'onore di avere uno dei più grandi violinisti del mondo come Sergei Krylov, che oltre a trovarsi bene come musicisti abbiamo cominciato a volerci anche bene e sì, a inventarci occasioni per fare il più possibile insieme. E quindi tra le tante cose fatte, oltre quella con London Symphony, anche qui con l'orchestra da camera lituana, sì, che è l'orchestra di cui lui è direttore stabile, e tante altre occasioni. È appena uscito un disco live, sì, dalla Fenice di Venezia, dove, sì, facciamo il concerto per violino, poi io faccio l'italiana di Mendelssohn, quindi insomma ogni scusa per stare insieme a fare musica la facciamo. Sì, sì, e domani c'è il concerto nella nostra, sì, filarmonica e sono sicura che sarà un gran successo. E allora, io me lo auguro, poi è già un successo esserci, essere dentro quella sala meravigliosa. È vero. Thank you.
Con un suono, sì. Con un'orchestra. Oggi gli ho detto che non ho mai sentito la musica che scrivo, perché io scrivo, sì. Anche musica, sì. Suonata così bene in tutta la mia vita. Vero? Sì. E poi questa città è meravigliosa, per cui è tutto solo un successo. Se poi faremo felici anche le persone, sarà ancora meglio. Sì. Lei ha molto ragione, perché questa sala di filarmonica c'è miglior acustico in Lituania, quindi è un gran piacere anche per i cantanti lirici, per noi, vero? Cantare anche per tutta l'orchestra, quello che so è... Beh, sai, io dico sempre una cosa ai miei colleghi, ai ragazzi che vengono a studiare, sì. Che c'è sempre uno strumento in più di quello che abbiamo in mano o abbiamo nel corpo, che non vediamo sul palco. L'animo? No, è proprio la spazio. Ah, la spazio, è vero. La sala è qualcosa con cui dobbiamo, quando interpretiamo, fa parte dello strumento che abbiamo, e se lo sappiamo usare facciamo ancora meglio. Sì. E in questo caso è come avere uno Stradivari. È vero. No? O la voce della Callas. Sì. Ecco, questa è la filarmonia. Lituano. Io so che lei è nato a Torino, conosco questa città anche abbastanza bene, sì, che bella città. Bella. Bella. Lei ha cominciato a suonare pianoforte, aveva 4 anni, vero? Possiamo chiedere di sua famiglia, di suoi genitori, che lavoro facevano? Sì. Il mio papà era un tranviere. Un bigliettaio dei tram, e la mia mamma era un'operaia, e in realtà loro non avevano grande passione per la musica, tranne la domenica ci si svegliava con una sinfonia, con un disco di un coro spesso dell'armata russa, sì. A mio papà piaceva il suono di quel coro. E io però, da quando ero nato proprio, tutti, sì. Dicono che con la musica mi bloccassi. È stato mio fratello maggiore, che ha 12 anni più di me, sì. Che ha detto: lui deve vivere con la musica. E da lì è iniziato. Sì, ha cominciato a suonare, sì. Ha cominciato a studiare. In realtà, io, quando mi hanno portato da una vecchia prozia, sì. Che era l'unica che più o meno, noi non eravamo facoltosi, sì. Allora mi hanno portato da questa vecchietta che era cattivissima. Di carattere? Sì, come i vecchi insegnanti dell'Ottocento. E io avevo 4 anni, e lei i primi mesi, il primo anno, non mi lasciava toccare il pianoforte finché non avevo imparato il solfeggio. Ho capito. A leggere e la musica. Sì. Infatti io ho imparato prima a leggere la musica che le parole. Sì. Allora poi dopo finalmente sono riuscito, perché mi metteva con un banco piccolo, sì. E il pianoforte era lì. Sì. E io... Allora così ha cominciato, e studiava a Torino a scuola musicale? O... Sì, ho fatto il conservatorio a Torino, uh-huh. Mi sono diplomato a Vienna, sì. Poi prima a Venezia. Io sono diplomato anche in contrabbasso. In contrabbasso? Questo non mi dice, ho fatto anche per vivere contrabbassista di orchestra. Che bello, in quale orchestra? Chamber Orchestra of Europe, all'Opera di Roma. Ah sì? Non sapevo. Sì, sì. Nella Chamber Orchestra of Europe ho conosciuto la prima volta Claudio Abbado. Sì. Che io avevo 20 anni e lui...
ero già diplomato anche in composizione e direzione a Vienna. Sì. E lui diceva, ma tu devi fare il direttore. Sì, quindi lei studiava a Vienna alla Hochschule. Sì. E parla anche tedesco. Ein bisschen. Ein bisschen, sehr gut. Perfekt. Wienerisch. Ja, ah, ja. E dopo allora lei ha finito di studiare a Vienna, invece quello che so che aveva 16 anni quando ha fatto il suo primo concerto come solista in Francia. Sì, in realtà ne avevo 14, però sì. 16 era quello più grande. Sì. A 14 avevo già fatto un qualche concerto, ma 16 era sì. quello più grande. Che cosa suonava? Suonavo un concerto di Bottesini. Con l'orchestra? Sì. Con l'orchestra? Sì. Fantastico. Sì, sì. Con l'orchestra da camera di, sì. Di Brest. Di Brest, di Brest. E come si sentiva? Non aveva questa paura di palco, di palcoscenico, che di solito noi tutti che cominciamo a studiare da piccoli, un pochettino che ce l'abbiamo, no? Io sono un po' anomalo. Quando suono, quando studio, quando dirigo, ogni volta che ho la musica con me, io sono felice. Sì. E metto lo stesso impegno e la stessa energia che metto in un concerto, la metto anche se sono da solo, anche in prova. Perché nella musica io ci credo, ecco. E allora una cosa che dico sempre ai miei amici, ai miei colleghi, alle orchestre, è se la musica mi ha insegnato che non si studia per essere i migliori. Certo. Ma si studia per migliorare. E quando io suono meglio, il mio compagno suona meglio. E lui suona meglio, e questo scambio che arriva poi a quell'altro musicista, per me è un altro musicista, quello che non mette le mani ma ascolta. Perché un grande musicista, un grande cantante non è quello che canta più forte e più veloce, quello sì. che ascolta di più. Sì. Allora quando parto da questo dico sempre, non siamo lì per essere i più bravi, siamo lì per condividere tutto. Ecco. Sì. E quindi non ce l'ho, io sono proprio felice. Quando io, certo, c'è un po', e poi, poi c'è la prima nota. È vero. Come io dico, ispirazione, vero? Sì. È un sentimento di... E cominciamo. Sì. E lei è famosa anche del suo detto che diceva che lei è per proprio per aiutare alla musica, non come per dire, non producere la musica, invece proprio per servire, ecco, sì. alla musica. Sì, la musica è una responsabilità. Io sono al servizio della musica, mi sento così, in tutti i modi che posso, ma soprattutto studiando, perché io ho pensato, tu sei una cantante, quindi sei collega, pensi che noi chiediamo a chi è davanti a noi la cosa più preziosa che ha. Il tempo. Quel tempo dobbiamo restituirglielo come se fosse un tempo che non è un tempo, perché la musica ha questo potere di fermare il tempo. Dico sempre che a volte in una battuta c'è tutta la vita, no? E a volte in un'ora di sinfonia passa un secondo. Sì.
La musica sì. È proprio magia, è proprio sì. Magia per questo, perché il tempo lo ferma oppure lo rende eterno. E quindi, ecco, e per me allora è essere al servizio, della servire musica. La musica quanto credere alla musica. Sì, sì. Ecco, lei allora non sapevo che suonava in orchestra, faceva contrabbassista. E come dovevo mai... Dovevo guadagnare. Sì, ecco, sì. E invece come mai ha deciso di scrivere la musica? Ha finito anche la composizione? Sì. No, da no. Sempre. Sì, sì. Sì. Uh-huh. Da sempre io ho iniziato a scrivere musica che avevo 9 anni. Uh-huh. Perché ho trovato della carta e ho cominciato un pezzo bruttissimo, sono sicuro, una ballata per pianoforte, ce l'ho da qualche parte scritta con una penna rossa. Con penna rossa? Perché era l'unica cosa che avevo. E quindi ho sempre scritto, è sempre stato parte, tutto nutriva, mm-hmm. Scrivere mi faceva capire meglio la partitura. Mm-hmm. La partitura e la conoscenza degli altri strumenti mi facevano pensare meglio anche il suono del pianoforte. Quindi no, sono vasi comunicanti, un continuo scambio. Mm-hmm. A volte per me funziona così, io dico sempre che sono un direttore d'orchestra che scrive la musica e all'occorrenza suona il pianoforte, mm-hmm. Se serve suono. Thank you.
E quindi lei però era molto giovane quando ha cominciato a scrivere la musica per la cinema importante italiana. Ma aveva 24 anni, vero? Sì, ma in realtà è stato un caso. Mm-hmm. Poi si tende a dare etichette, ma un regista molto famoso ha sentito le cose che scrivevo e ha voluto che facessi un film con lui. Poi sì, ne abbiamo fatti, io ho fatto 5 film, sono niente. Morricone a 25 anni aveva fatti 300, credo, no? A 40, 600, ne ho fatti 5. E proprio perché non aveva nulla a che vedere ciò che avevo scritto con la musica da cinema, ma erano proprio dei brani di estrazione classica, sì, per quartetto, ha avuto un risultato, come dire, la musica è diventata molto importante e quindi fortuna. Perché la musica, Un amore, Non ho paura, sì, tanti film conosciuti che sono... Sì, qua guardi, ne avevo fatti cinque, credo, sì. Sì, non, sì, non è... Mi piace il cinema, guardo un mucchio di film, ma non sono capace a fare la musica da cinema. Mm-hmm. Per quelli ci sono Morricone, Hans Zimmer, io mi occupo di Beethoven. Sì, ma ce l'hai di un regista di cinema che piace di più, che in Italia sono... Anche abbastanza, no? Che ma, ovviamente Gabriele Salvatore è un mio amico fraterno, se dico un altro mi uccide, però è vero, è sì, anche il mio regista preferito in Italia. In Italia. Poi c'è Paolo Sorrentino, è bravissimo, ma tanti, no? Se è un po'... Non riesco, ma ovviamente, come lo chiamo sempre, Gabriele è un fratellone maggiore, quindi... Un fratellone maggiore, sì. Ma lei che cosa preferisce di più, proprio essere direttore d'orchestra o scrivere la musica? Io glielo ho detto, io sono un direttore. Un direttore, questo sempre. Questo è quello che sento io di essere. Sì. Poi scrivo la musica perché è un'esigenza. Io magari studio altro, studio... meteorologia, studio storia, storia antica, e da lì nasce un'esigenza di scrivere. Mm-hmm. Allora non so neanche come faccio, solo ho la tecnica, ho studiato tanto e mi sveglio e c'è un brano come il concerto. Arriva per così. Violino, sì, viene da solo, io mi metto lì e fa tutto da solo, quindi però se mi chiede, io sì, se mi chiede chi sono, mm-hmm, sono un concertatore, sono quello che studia più di tutti, anche quando ero piccolo ero sì, così. Le piace? Sì. Sì. Lei è uno di quelli pochi che è anche molto legato con la voce, perché ha scritto 4 opere. Sì. E questo è molto interessante per me, come per una cantante lirica sicuramente. Come mai ha questo rapporto con, bel rapporto diciamo con la voce operistica? È lo strumento più magico che esista, specialmente la voce lirica. La voce di per sé, il canto è una cosa fondamentale per l'educazione. Poi una cosa che non tutti sanno, ma io sono andato anche a lezione di canto, mm-hmm, quando ah, ero ragazzo, proprio sì, per imparare l'emissione, per sì, dire, perché ero curioso di capire, no? Quindi ho fatto tutti i metodi, il concone, tutti quei metodi sì, che servono, avevo una voce da basso baritono, sì, ecco. Però, ha provato a cantare qualche arietta? Sì, ma per imparare. Sì, sì, per imparare. Perché proprio io penso, specie quando si decide di dirigere, che bisogna conoscere giusto, bene le esigenze dell'altro. Mm-hmm.
bisogna capire anche quando, per esempio nel caso di voi cantanti, quando non affaticare una voce, ma renderla sempre la migliore, anche nel giorno dove uno fisicamente magari è un po' provato, e non imporre, no, perché la musica giusta è la musica più sbagliata che esista. La musica che ascolta tutto è la musica. E allora questo era quello che mi interessava. A me piace parlare, se tornerò in Lituania, imparerò il lituano, però a me piace parlare la lingua dell'altro, sapere la sua esigenza, che il mestiere del direttore o del compositore è non dire all'altro cosa fare, ma tirare fuori il meglio dall'altro, no? Perché ogni voce è diversa. E non si può pretendere dal cantante di farla come dico io, dobbiamo farla insieme. Io devo capire come in orchestra un oboe per tutti bravi uguali, ma uno ha delle caratteristiche interessanti. E soprattutto se c'è un problema, il ruolo del direttore è lì per aiutare. Sono felice di sentire, perché non tutti i direttori purtroppo d'orchestra pensano così, no? Perché c'è una scuola che prevede un altro pensiero, o forse io sono, arrivo da quel pensiero musicale, che è quello del far la musica si fa insieme, ed è a volte più difficile anche. Sì. Adesso si è un po' perso, si tende a fare tutto un po' in fretta, no? E quindi tempi veloci così, no? Tutti sono nervosi. Sì, è vero. e non sbagliano, invece a me piace sbagliare. Sì, che bella. Così riprovi, no? E trovi... Esatto. Così impari qualcosa. Sì, è importante non avere paura di sbagliare. Mai. Anzi, lo dico sempre, la musica ci insegna una cosa fondamentale, se ci penso. La musica ci dice sempre che quando il problema è un'opportunità. Quando abbiamo un problema è un'opportunità per fare meglio. Per capire meglio e per capire noi stessi meglio. E cosa si vuole di più? Io dico sempre ai ragazzi, sbagliate, trovate voi stessi nell'errore, non nella fine, nell'applauso. Quello deve venire solo per la gioia di aver... Non è, a volte dico, guarda che non applaudono, ti applaudono Beethoven, applaudono Mozart, applaudono Puccini, a te non ti stanno. Giusto. Sì, perché in questi tempi, no, è molto in moda PR, io mettere questo egocentrismo sul primo posto, e invece la il compositore musica, che... La musica è trascendente, quando... dico sempre che l'errore è chiamarla classica, perché fa paura subito. Se invece la chiamassimo libera, perché quando un brano è stato scritto, un'aria, faccio un esempio con l'opera, un'aria di Tosca. Sì, Vissi d'arte. Vissi d'arte. Vissi d'arte è un'aria di Tosca, è un'aria di Puccini, sì. Sì. Però poi diventa anche tua quando la canti, eppure diventa anche dell'orchestra che la suona, e diventa contemporanea, no? Sì. E poi diventa di chi l'ascolta. Quindi se uno trascende, no, per voi è più facile, perché quando dirigevo Carmen Giannattasio, meravigliosa voce italiana, e gli dissi, guarda, per me... Lei disse Vissi d'arte, Vissi d'amore, cioè è finita. Ormai sono cosciente che è finita. Allora le chiesi pianissimo, come se fosse un ricordo, quel vivere, non è più vivere. A un certo punto si è creata una magia.
visto voi, diventate Tosca, ma diventate Puccini, diventate persino il direttore che vi chiede qualcosa. E questo è bello, essere insieme. E trascendere. Trascendere. La musica è anche per quello che ci fa bene. Uh-huh. Dico, ho scritto da poco una cosa dove ho detto, avete mai notato che ogni volta, perfino io, cioè quando suoniamo, quando facciamo musica, diventiamo più belli. Volevo fare la maglietta, la musica rende bellino pure me. E questo è trascendere. Allora lei ci crede forte nella forza della musica? Sì. Sì. Che... ci credo fermamente, anche perché ne sono una testimonianza. Il peggior nemico di un creatore di musica è la ricerca del consenso. Mm-hmm. Cercare il consenso della massa o della nicchia no, sì. Fa male. Mm. Cercare la musica e provare e capire fa bene. Non lo so perché ho dei giorni dove sono verdiano. Sì? Però per me Verdi è il teatro. Però ho dei giorni in cui sono pucciniano. Ma un po' perché i dischi che almeno io li chiamo album. Album? Sì. Perché per me sono come una fotografia. Mm-hmm. Rimangono per sempre. Sì, ma di quel momento. Sì. Io ho quello che ho, convivo, ma sono fortunato. Quello è parte della storia. Perché un sorriso è vero, non cambia la vita. Però cambia un momento e quel momento può cambiare una giornata per la persona e quella giornata può cambiare la vita di una persona. È vero.